compagnia della Teresa, della Mabiglia e del Giovanni. Cosa ci presentate questa sera? Vi presentiamo Settimo Non Rubare, che è un monito che noi facciamo ai nostri politici. Abbiamo proprio scelto il titolo, mia moglie Mitia Del Brocco, che ha scritto i testi di questo spettacolo, ha proprio scelto questo titolo per dare un monito ai nostri, a quelli che ci governano praticamente, e ci dicono, e vogliamo dire appunto a loro, non rubate, cercate di gestire il vostro popolo, cioè gli italiani, nel miglior modo possibile, giusto? Giusto. Quindi noi porteremo sul palcoscenico le vicissitudini e le problematiche dei poveri Cristo, come abbiamo sempre fatto, chiaramente in chiave moderna, si partirà sempre comunque dal cortile. La Mabiglia quest'anno ce ne combinerà delle belle, perché comunque sia vuole fare beneficenza, quindi vuole portare un giovanotto che ha problematiche nel nostro cortile, lo vuole adottare, semi-adottare, diciamo, e lì ne verranno fuori davvero delle belle. Nella seconda parte addirittura arriveremo in tribunale, perché tra lui, quel giovanotto qua, e il Giovanni, anche lì ne combineranno a yodel, come dice, e quindi guai, 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 il tutto chiaramente condito da scenografie, musica e costumi che Enrico adesso vi racconterà. Esatto, proprio la parola a te. Ecco, allora, primo tempo, Mabiglia sogna di essere una modella a Parigi, quindi sotto la Tour Eiffel va a fare questa sfilata. E nel primo tempo, il finale del primo tempo è dedicato al vino, il vino italiano DOC, è un prodotto tipico italiano, e canterà Barbera e Champagne. E nel secondo tempo ci sarà un balletto sfarzoso, come sempre, dedicato alla vita, perché appunto i valori della vita bisogna veramente valorizzarli. Scusate il gioco di parole. I valori vanno valorizzati. I valori valorizzati. E niente, quindi saranno veramente dei balletti, delle scenografie, costumi, musiche sfavillanti come sanno fare i legnanesi. Chiudiamo con Giovanni, l'invito a teatro. Ma l'invito a teatro sicuramente, vi aspettiamo come sempre numerosi e presenti per venirci a vedere a teatro. Poi problematiche mie personali del Giovanni ci sono, oltre che come sempre, lo dicevo anche prima ad altre persone, cercare di non far arrabbiare la mia Teresa, quest'anno l'ha accennato adesso l'Antonio, devo anche stare attento a quello che ci ha combinato nostra figlia, che ha fatto un danno che metà bastava. Esatto, ecco, quindi alla fine però, vi aspettiamo a teatro, sì, non facciamo morire il teatro, no, quello è fondamentale, staremo a Legnano in questo periodo, quindi abbiamo tutto esaurito, sì, quindi grazie agli amici legnanesi, fra virgolette, nel senso di popolo legnanese. Poi dal 30 di dicembre fino al 18 di febbraio saremo a Milano, sì, al Teatro Repower, quindi festeggiate l'ultimo dell'anno con noi, certo, perché entreremo col piede giusto nel 2024 con Settimo Non Rubare. Ciao, ciao.